Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Consigliere Caroleo, terza convocazione del Consiglio Comunale, parliamo della sanità, questioni posti letto, qual è la sua idea? Certo, abbiamo avuto più modo di parlare della cosa, ne hanno parlato i giornali, ne parleranno ancora e sino a quando non avremo un incontro molto aperto tra comune, provincia e regione avremo sempre soltanto delle supposizioni da fare. Bene, noi stiamo ruotando intorno ai 128 posti letto, posto più, posto meno a seconda della popolazione, per quanto riguarda l'assegnazione parte al Pugliese Ciaccio, parte all'università. Io penso che il problema lo si possa risolvere solo ed esclusivamente con quanto è fatto ed è stato fatto in molte regioni e molte città d'Italia in tempi non sospetti. Bisogna fondere l'ospedale con l'università. Sono due realtà che possono coesistere sempre nelle loro specificità e nella loro autonomia. Non è pensabile che ci sia ad oggi a Catanzaro l'università e entrando nel viale dell'università si veda scritto no pronto soccorso. È una cosa aberrante. Per quanto riguarda i posti letto, io sono sicuro che non si perderanno, ci sarà una rimodulazione, perché qualora dovessero cominciare a togliere diabetologia, pneumologia, questo non è un fatto di togliere posti letto, è riorganizzare i posti letto e invece di dare, ahimè, un'autonomia alla diabetologia, un'autonomia alla pneumologia, la fanno dipendere dalla branca medica. Penso che non ci sia nulla di particolare. I posti letto poi bisogna studiarli bene, bisogna andare a avere le carte e i numeri davanti per poter decidere come e quanti utilizzarne.